Halloween che sa di dolcetto per le due abruzzesi di C, con il pineto che spugna il campo di Solbiate, mettendo KO gli 11 di Bonera, costretti a rimanere in zona playout. Camarda rimane in panchina, ma incassa lo stesso risultato della sera precedente in quel di San Siro. Gli 11 di Tisci si impongono 2-0 con le reti di Bruzzaniti su rigore e di Schirone nella ripresa. In prima serata, invece, la capolista ha confezionato la nona vittoria in campionato. In un adriatico festa, Baldini parte con 9 undicesimi della formazione di Lucca. Padroni di casa avanti con Merola nei minuti finali della prima frazione di gioco. Il tocco di mano di Guidi vale il calcio di rigore che l'attaccante classe 2000 realizza dagli 11 metri. Al 24esimo del secondo tempo, sugli sviluppi di un calcio di punizione, Pietra firma il pareggio e i locali alzano i ritmi per ritrovare il vantaggio. I tre punti sopraggiungono nel finale in extremis, con il Delfino capace di colpire in pieno recupero. Al quinto dei 6 minuti extra concessi dal direttore di gara, De Marco infila il 2-1. Un gol pesante che conferma la solidità di una squadra che sa soffrire, con la casella sconfitta ancora ferma a 0.